Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, ormai dovremmo esserci. Sembra che sia finita la beta testing del Mavic Pro 2, quindi DJI sembra abbia iniziato la produzione di massa del nuovo drone DJI. E a questo punto in rete si trovano un sacco di rumors riguardanti le caratteristiche tecniche del nuovo drone DJI. Ovviamente è apparsa anche una foto, che è questa, dove si ritrae il Mavic Pro 2, cioè dovrebbe essere la versione beta testing del Mavic Pro 2. Anche le caratteristiche tecniche sono cambiate nel corso dei mesi, adesso siamo arrivati a queste caratteristiche tecniche che si trovano online nei vari siti stranieri e sembrerebbero quelle, diciamo, ufficiali, cioè ufficiose, cioè quelle che dovrebbero essere caratteristiche che saranno quelle del Mavic Pro 2. Come per i prodotti Apple, ovviamente si parte da delle caratteristiche assurde quando manca un anno all'uscita, poi man mano che passano i mesi si arriva a delle caratteristiche che poi cambiano di poco o sono perlomeno precise rispetto a quello che sarà poi il prodotto che Apple presenta. E qua più o meno la stessa cosa, si è partito da delle caratteristiche che poi man mano sono cambiate e adesso si è arrivato a queste caratteristiche tecniche che sono quelle che DJI diciamo monterà sul suo nuovo Mavic Pro 2. Partiamo dalle dimensioni. Le dimensioni rimarranno inalterate, anche l'estetica molto simile a quella del Mavic Pro di adesso. Il peso forse qualcosina di più perché comunque ha delle cose in più che di cui dopo parleremo. La batteria fa un salto in avanti notevole perché diventa da 4820 mAh da 15,2 volt, quindi una batteria che permetterà al Mavic Pro 2 di volare per 31 minuti, cioè contro i 26-27 dell'attuale Mavic Pro, che comunque era già tantissimo. Sembra che con il nuovo Mavic Pro 2 DJI sia riuscito a dargli una batteria che lo faccia volare per almeno 31 minuti, cioè uno spettacolo, cioè non so se è vero, ma se è vero veramente è una cosa da lasciare a bocca aperta. Quindi la batteria, un notevole step in avanti. Un'altra cosa che avrà il Mavic Pro 2 è i sensori, e ne avrà molti di più rispetto al Mavic Air, che già comunque ne ha, perché il Mavic Air li ha davanti, dietro e sotto. Il Mavic Pro 2 sembra quasi sicuro che ne abbia in tutti i sei lati, cioè davanti, dietro, sopra, sotto e nei lati. Sì, anche sopra e nei lati lui avrà dei sensori per evitare gli ostacoli. E non finita qua, probabilmente avrà anche dei sensori infrarossi per riuscire a vedere gli ostacoli anche al buio. Un notevole passo avanti ha fatto anche la fotocamera, ovviamente, che poi è la parte che interessa di più anche a chi acquista un prodotto di questo livello di DJI, perché sono le riprese video o le foto. E la fotocamera in questo caso monterà una fotocamera da 12 megapixel di Sony. Non avrà ancora il sensore da un pollice come il Phantom, ma sarà comunque un sensore più grosso rispetto al precedente Mavic. Avrà delle lenti più grandi, che da 24 mm dovrebbero passare a 28 mm. Dovrebbe riuscire a filmare anche con pochissima luce, farà filmati in 4K a 60 fps. Non avrà l'otturatore meccanico come si era, diciamo, mormorato nei primi rumors che si erano sentiti, quindi quello non dovrebbe averlo, e avrà un gimbal migliorato rispetto al precedente Mavic. Il radiocomando dovrebbe essere simile al precedente Mavic, ma con delle notevoli migliorie. La connessione sarà sempre Wi-Fi con il sistema OcuSync. A livello di pure prestazioni, per chi interessa, dovrebbe raggiungere una velocità di 72 km all'ora, che è più o meno simile, poco più veloce di quella del Mavic Air, però se lo calcoliamo su un prodotto molto più pesante, la velocità è notevole, soprattutto rispetto al Mavic Pro 1, diciamo. E questi ragazzi sono i rumors che si trovano attualmente in rete, dovrebbero essere abbastanza attendibili. Anche la data di uscita, o meglio di presentazione, che dovrebbe essere verso la fine di giugno, si presume il 30 giugno, però comunque verso la fine di giugno. Ovviamente la presentazione, non la vendita, che magari è di un mese dopo, due mesi dopo, questo non si sa. Comunque ragazzi, non ci resta che attendere e vedere se queste caratteristiche tecniche di cui si parla tanto adesso in rete saranno rispettate in quello che DJI ha deciso di montare nel Mavic Pro 2. Quindi ragazzi, se il video rumors del DJI Mavic Pro 2 vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!